Allora, siamo con Nicola Sgarti di The Lions. Avete appena giocato contro Telvilla Elsa, vinto per 6-3. Parlami un po' della partita, è andata come vi aspettavate oppure... Il primo tempo sì. Il primo tempo abbiamo giocato bene, li abbiamo schiacciati. Abbiamo preso gol su un tiro che ci può stare, la messa al 7. La vista partirà l'ultimo. Però al secondo tempo, come spesso ci capita, crolliamo e abbiamo fatto prendere vigore agli avversari. È una questione fisica oppure è una questione tattica o abbassate il ritmo perché calate mentalmente? È più una questione fisica e mentale. Non riusciamo a gestire la partita. Vinciva bene. Ho come l'impressione che rendiate di più quando giocate delle partite in cui siete un po' sotto pressione, come ad esempio eliminazioni dirette o contro squadre di classifica importanti. Quello sì. Sì, è il nostro pregio e difetto, perché di solito contro le squadrettine di bassa classifica ci andiamo sempre a complicare la vita. Riusciamo a vincere, però come spesso è accaduto anche l'anno scorso, contro Gialli Blu abbiamo perso male di un gol, siamo proprio andati in palla, ci giocava male, non eravamo noi. Questi ragazzi qua cosa ne pensi? Sono nuovi, molto giovani, Telvilla Elsa, sembra che abbiano fatto una partita intensa, una buona partita, tu che impressione? No, hanno come giocato ti collochi bene, diciamo, te che conosci un po' le squadre del torneo? Dietro di noi a sesto, settimo posto, via playoff, secondo me possono arrivare tranquillamente in playoff. Un punto di forza e un punto di debolezza di loro? Punto di forza, difesa, cioè non c'è un giocatore che mi è piaciuto, il difensore che poi ha fatto anche l'attaccante, quello alto, ben messo e con i capelli lunghi, lui è un buon giocatore, sì. Ok, bene. Parliamo un po' in generale del vostro torneo. Io quest'anno vi collocherei tra le favorite per la vittoria finale, facendo tutti i tocchi, però sono molto scaramante. Faccio un discorso tattico, vi vedo tra le tre che forse più probabilmente potrebbero arrivare in fondo. Mi sembrate una squadra compatta, comunque aggressiva quando c'è da essere aggressivi. Avete dei giocatori molto forti in fase offensiva, difensivamente comunque, a parte stasera che forse vi siete schiacciati, vi siete fatti un po' schiacciare il secondo tempo, sì, mi sembra che andiate sì bene. Che mi dici? Vi sentite? Ah, difensivamente siamo quelli dell'anno scorso, come ben sai riusciamo a giocare bene in difesa. Ora quest'anno attacco ci siamo rinforzati con un nuovo giocatore che ci può dare una gran mano a segnare un po' di più. Poi forse ci abbiamo anche un altro colpo in canna, però non dico niente. Vabbè, ti avrei chiesto appunto di giocatori nuovi, ti avrei appunto chiesto di eventuali nuovi innesti, chi fosse, insomma, descrivere un po'. Stasera ho visto che c'era Stefano. Sì, Stefano è un bel esterno, salta l'uomo, deve un po' giù di tosco, però piano piano la forma fisica tornerà per tutti. Poi sono due partite che giochiamo, quindi quali è il campionato? Assolutamente, era la seconda giornata per voi. Sì. E dimmi un po' rispetto all'anno scorso se pensi che avete colmato qualche vostro limite. L'anno scorso mi parlavate di difficoltà nell'andare a rete, a parte i due bomber, ora già mi hai detto che quest'anno avete qualche innesto, siete già un po' più completi. Cosa avete imparato, diciamo, l'anno scorso, cosa vi ha insegnato il torneo? No, vi sentite migliori? Quello che dobbiamo ancora migliorare è nella gestione della palla. Io infatti chiedo sempre, giochiamo palla, più teniamo palla, meno rischiamo e più abbiamo possibilità di fare gol o di creare superiorità numerica per fare azioni buone da poter segnare. Però siamo ancora un po' troppo duri. Piano piano si spera che nel proseguo del torneo si migliori questa qualità che ci manca, il possesso palla. Perfetto, allora Nicola ti ringrazio e ti faccio andare a fare la doccia. Grazie a te. Complimenti. Ciao. Per la vittoria. Grazie.